Nel suo intervento al Forum HR 2016 ha parlato di cambiamenti epocali. Quali sono i nuovi paradigmi che stanno interessando la società italiana e che devono orientare le scelte di chi si occupa di risorse umane? Il primo cambiamento epocale, che lo riceviamo come lascito della crisi, è la necessità di ritrovare una nuova cultura del rischio. Dopo i lunghi anni della crisi si è gonfiata una bolla del risparmio, gli italiani scottati dalla crisi hanno risparmiato praticamente su tutto, sono molto aumentati i soldi tenuti fermi sui conti correnti o in tasca in contanti, tant'è che nell'ambito del portafoglio dell'attività finanziaria delle famiglie sono passati come componente da un quarto al 31%. Questo significa che gli italiani non rischiano, sono consapevoli che ogni azzardo potrebbe lasciare poi delle cicatrici profonde sulle proprie biografie personali. Dobbiamo ritrovare una nuova cultura del rischio, rischio calcolato, ben inteso. Questo è quello che potrà far ripartire i circuiti dell'economia reale, perché l'economia, la politica monetaria non basta. Un'altra componente della rottura di paradigma è l'avvio di un nuovo ciclo dell'economia della disintermediazione digitale. Considerate che tra il 2007 e il 2014, mentre i consumi generali della popolazione flettevano del 7,5% in termini reali, abbiamo avuto un incremento impressionante della spesa per smartphone e connessioni mobili, più 146%. Oggi se voglio comprare un paio di scarpe non necessariamente devo andare nel negozio di calzature, se voglio prenotare un viaggio non vado all'agenzia turistica. 15 milioni di italiani fanno e-commerce, il 46% degli utenti di internet fanno home banking. Le nuove iniziative imprenditoriali devono tener conto del nuovo ecosistema digitale. Ci sono altri effetti significativi della scarsa propensione al rischio degli italiani? L'altra faccia della medaglia dell'assenza di una cultura del rischio ce lo danno gli indicatori demografici. Il 2015 è stato il primo anno nella storia italiana in cui siamo scesi sotto la soglia di 500.000 nati nell'anno. Sono nati 488.000 bambini. Se guardiamo la serie storica delle nascite, che parte dal 1862, quindi all'inizio dell'Unità d'Italia, ebbene siamo al minimo storico assoluto, cioè non si sono mai fatti così pochi bambini neanche durante la Prima o la Seconda Guerra Mondiale. E questo è avvenuto nonostante il contributo della componente straniera, perché il tasso di fecondità delle donne straniere è più alto di quello delle donne italiane, nonostante i progressi della medicina, per cui la morte al parto è un evento raro. Ebbene, anche questo è un altro aspetto dell'assenso di una cultura del rischio. Negli anni 50, quando l'Italia si preparava al miracolo economico, I giovani rappresentavano il 57% della componente della popolazione, oggi si sono ridotti a poco più di un terzo. Ecco, senza i giovani è difficile pensare un futuro per questo paese. Proprio l'inserimento delle giovani generazioni nel mondo del lavoro è un dato preoccupante per il nostro paese. Proprio oggi che si parla in questi giorni di staffetta generazionale, di flessibilità in uscita per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, non possiamo non ricordare che questa generazione di giovani, per quanto così esangue, così ridotta numericamente, possiede delle competenze che nessuna generazione di giovani che li ha preceduti ha mai posseduto. Non c'è mai stato un tasso di laureati tra i giovani così alto, non c'è mai stata una tale apertura alla globalità, pensiamo in termini di conoscenze delle lingue straniere. E i giovani di oggi posseggono delle competenze, pensiamo a quelle digitali, che nessuna generazione di giovani prima di loro ha posseduto. Io penso che chi all'interno delle banche, delle aziende si occupa di gestione delle risorse umane non possa non tener conto di questi tre aspetti che ho richiamato. La scarsa propensione all'assunzione individuale del rischio, per cui la necessità di ritrovare una nuova cultura del rischio da parte degli italiani, primo aspetto. La disintermediazione digitale come nuova cornice entro la quale avvengono ormai tutti i principali fenomeni. Terzo aspetto, questo affievolimento, diciamo così, della componente demografica dei giovani, ma allo stesso tempo questa grande dotazione di competenze che il capitale umano giovane oggi detiene, che mai prima d'ora ha detenuto.